Il nostro viaggio con i protagonisti della Coppa Italia prosegue e oggi siamo in compagnia di un esperto di Final Eight, direi Pippo Ricci. Ciao a tutti! Pippo, che Coppa Italia sei? Che edizione è questa? Non lo so, forse la quinta? Sesta? Ho studiato bene perché una Coppa Italia è sicuramente importante nella tua carriera, quella che hai vinto con Cremona nel 2019. Tra l'altro, prima Coppa Italia proprio del club, vinto con Cremona. Sì, è stato il primo trofeo per Cremona e anche il mio primo trofeo, quindi comunque un'importanza molto grande. È stata una settimana speciale, insomma, me la ricordo con tantissima emozione, veramente nessuno se l'aspettava perché noi eravamo assolutamente gli underdog. Abbiamo fatto una settimana incredibile, mi ricordo Travis Diner che fece tre partite pazzesche. Insomma, devo dire che la settimana della Coppa Italia è sempre speciale perché c'è sempre magari un protagonista inatteso, si vivono veramente delle vibrazioni particolari, quindi insomma non vedo l'ora di giocare anche questa. Bene, hai detto una cosa molto importante, che davvero a volte vincono gli underdog, è una settimana a sé che non ha tanto a che fare poi con l'andamento del campionato. Ci si sente però una certa responsabilità, specie se si gioca in squadre forti, ad arrivare alla Coppa Italia per dare comunque far vedere quello che si è, ciò che si è? Ma sicuramente quando giochi a Milano vai alla Final Eight per vincerla, quindi insomma ci sono tante aspettative. Devo dire, 2 anni fa l'abbiamo vinta, sarà difficile, è un percorso difficile, però insomma anche quella è stata veramente speciale, il mio primo trofeo con Milano, quindi insomma anche quello ha un significato importante. L'anno scorso purtroppo abbiamo perso la prima con Brescia, che poi si è rivelata insomma un po' la sorpresa, che però ha meritato e ha dominato quella settimana. Quindi veramente può succedere di tutto, e quindi noi dobbiamo affrontare assolutamente questa settimana con la più grande umiltà possibile, anche perché insomma arriviamo da quarti, quindi alla fine non sta andando benissimo anche il nostro percorso in campionato, quindi semplicemente giocheremo una partita alla volta, però dando tutto, perché sappiamo che veramente può vincere e perdere chiunque, quindi noi andiamo lì per vincere, però una partita alla volta. Si gioca, esatto, nello stesso luogo a Torino. Che effetto farà ritornare? Voglia di riscatto, di rivincita? Assolutamente, assolutamente, voglia di rivincita, voglia di cancellare insomma quel brutto scivolone dell'anno scorso, anche perché insomma una volta che forse la partita più difficile è proprio la prima, no? Perché sei un po' emozionato, sai che può succedere di tutto, quindi proveremo a vincerla prima. Poi insomma vivremo le vibrazioni, proprio quell'atmosfera speciale, proveremo a godercela, però insomma una partita alla volta può succedere tutto. E allora ragazzi, step by step vi aspettiamo già per sostenere Milano nella prima partita, lo dice anche Pippo. Ci vediamo lì. Ci vediamo a Torino.